Click, ben ritrovati miei cari avventori dell'Usona Barcalcio. Anche oggi nessuna buona nuova in tal riguardo del mercato BFC. Ci sono sempre tanti chiacchiericci, nomi nuovi, ne sono saltati fuori anche oggi per quanto concerne l'esterno basso di sinistra, come il Fenuzzi ha nominato che ne servirebbe uno titolare. E oggi un giornale, che adesso non ricordo quale sia, forse è meglio tenerlo ben nascosto, ha detto che il Bologna starebbe sondando una proposta che, a dire il vero, è un giocatore. Se ho ben compreso che sia stato proposto al Bologna tale Usama Azzuzzi, una roba del genere, dove ha giocato l'ultima stagione nell'Union Saint-Gilloise, non so se si dica così, ma comunque una squadra belga, massima divisione belga. Giocato poi, per modo di dire, come sempre, 17 presenze, sono andato a vedere, a una media di 29 minuti giocati. Un giocatore che l'anno prima, mi pare di aver visto, fosse nella Serie B olandese. Voi ditemi se questo possa rappresentare una pista verosimile per il mercato del Bologna per quanto riguarda la titolarità dell'esterno basso di sinistra. Io dico, andiamo avanti, neanche a parlarne. Mi sorprendo, anzi, che ci siano dei giornali che possono rimbalzare una voce del genere, laddove fosse realtà. Ci sarebbe veramente da mettersi le mani nelle palle e strapparsi i peli pubici, uno a uno. Comunque, torniamo a parlare di cose serie. Ok, ragazzi, prima fra tutte l'infortunio occorso ad Orsolini nei giorni scorsi, che a quanto pare può rappresentare una problematica, nel senso che addirittura si paventa che il giocatore possa ritornare solamente ad agosto, e poi tra una riabilitazione, una fisioterapia, no, il fatto che sappiamo che Thiago Motta fa giocare chi si è allenato in maniera tosta nelle ultime settimane, verosimilmente, quindi Orsolini potrebbe recuperare pienamente per settembre, io dico forse addirittura anche alla metà, perché io mi aspetto poi che ci siano magari delle cose per cui, se è uscita questa voce, l'infortunio di Orsolini possa essere anche, forse mi tocco le palle, più grave del previsto. Difatti ha fermato ogni trattativa sul nascere, laddove mai ci fosse mai stata, con qualsiasi altra compagine di Serie A che potesse essere interessata a lui. E io dico, a settembre magari Orsolini firmerà a questo punto il rinnovo di contratto. Ma è il motivo per cui, ed è una notizia che continua a rincorrere di giornata in giornata, di giornale in giornale, sull'interesse sempre più vivo del Bologna su Federico Bernardeschi. Ed è un po' qua che adesso mi vorrei un attimo soffermare in questo video, parlare di questo giocatore di 29 anni che da un anno e mezzo è là a svernare in Canada. Ho, diciamo, da dire qualcosa, perché ho anche sentito delle testimonianze da parte di ex giocatori del Bologna, non ultima quella del mitico Villa, dove dice un grande sì appunto all'approdo di Federico Bernardeschi al Bologna. Per quanto mi riguarda, non è per essere bastian contrario, ma io ho ben più di un dubbio riguardo all'acquisizione di tale giocatore, che adesso andrò a spiegare in corso di video. Prima però di imbatterci in tale meandrotico ragionamento, miei cari avventori, fate cosa sana, giusta, buona e bella: iscrizione al canale, condividere questo canale su tutti i vostri terminali social a vostra disposizione, Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, Tinder, spammate ovunque e lascia ora subito il tuo mi piacino al video dell'Usona Barcalcio. Allora, stiamo parlando di un ragazzo che sicuramente è nell'età d'oro della sua carriera, 29 anni, quindi non è questo il problema. Il problema qual è? Il problema, allora, è una somma di problemi. Allora, un primo problema, che allora, nessun problema che adesso andrò ad elencare di per sé preso uno a uno è insormontabile. Poi, certo, messi tutti insieme fanno il problema dal mio punto di vista. Tutto quello che dico è un mio punto di vista. Si può essere concordi, si può essere in disaccordo. Diciamo subito, fermandoci al nome, uno dice: ti porto Federico Bernardeschi al Bologna. Visto e considerato che in passato la Juve, per comprare Bernardeschi dalla Fiorentina, mi pare di ricordare, ci abbia svenato 40 milioni di euro, potrei sbagliare, ma comunque milione più, milione meno, uno dice: caspita, stiamo facendo veramente un colpo della Madonna. Però poi bisogna andare a soffermarsi a dei dati di fatto. Anzitutto,
è un esterno alto offensivo che in carriera non ha mai dato da vedere di segnare chissà quante reti. Ora, Wikipedia alla mano, è un giocatore che segna un gol ogni 6,3 partite. Ok? Quindi, voi capite come abbia una media gol non proprio tra quella più prolifica che si possa pensare. Oltretutto che i gol, ok, li segnava soprattutto una volta. Ora, in decorso di carriera, ne segna sempre di meno. È da un anno e mezzo al Toronto, in Canada, dove sicuramente ha perso un po' di ritmo partita. Poi, certo, sta al professionista a ritrovarlo quanto prima, e anche qua dovremmo aprire quindi un capitolo. Bernardeschi è un serio professionista. Come mai all'età di 28 anni si è dovuto reinventare in Canada? Come mai nella sua parentesi alla Juve non è mai riuscito ad essere titolare fisso, ok, e appunto a scoppiare come si pensava potesse fare alla Fiorentina? Ora, di risposte ovviamente lapalissiane non ce ne sono, si va per ragionamenti. E io, vedendo anzitutto giocare nel suo decorso di carriera Bernardeschi, personalmente uno non ho mai capito intanto che ruolo esattamente abbia. Perché è vero, può giocare esterno alto alla sinistra, può giocare esterno alto di destra, può addirittura giocare, me lo ricordo, da mezzala a centrocampo, può fare la seconda punta. Insomma, può fare tutta una serie di ruoli. Ma poi alla fine, se vai a vedere al lumicino, non ne fa uno in maniera egregia. E forse sarebbe stato meglio che all'età di 29 anni almeno lui sapesse esattamente in che ruolo possa dare il meglio. Ma nessuno l'ha mai saputo, perché insomma non l'ha mai fatto da vedere e da capire. Poi mettici questo, mettici che comunque il fatto che oggi già da 28 anni sia andato in Canada, che alla Juve non sia mai riuscito a scoppiare, pone un limite dal punto di vista caratteriale. Io non metto in dubbio veramente che Bernardeschi sia un ragazzo con delle doti e qualità da un punto di vista umano anche superiori alla media. È sicuramente un ragazzo sensibile, è sicuramente un ragazzo intelligente, è sicuramente un gran bravo ragazzo, diciamoci la verità. Ed è questo che mi fa tremendamente paura, ad essere onesto. Nel senso che tutte quelle volte che io ho sentito parlare Bernardeschi, ad esempio, mi ha sempre dato l'idea di essere un calciatore troppo sensibile per questo mondo fatto di alligatori, diciamo così. E Bernardeschi è un ragazzo che risente molto, che se ne possa dire, secondo me, dell'ambiente in cui si trova e che magari lui stesso ha delle noie dal punto di vista della propria voce interiore che lo possono tormentare e aver tormentato nella sua carriera. Mi ricordo ad esempio le dichiarazioni post vittoria europeo, che furono abbastanza eloquenti in tal senso, no? Dove parlava appunto della giocata, che lui si sentiva finalmente libero in nazionale, laddove in altri momenti non si sentiva tale, perché lì si sapeva, aveva Roberto Mancini che lo coccolava, in altre parti invece era sempre messo in discussione, bla 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 bla. Comunque, mettiamoci che appunto è un calciatore che da questo punto di vista, come abbiamo detto, mentalmente non si è aiutato. Mettetici che comunque, seppur 29 anni, il fisico non lo potrà accompagnare e sarà sicuramente in decadimento come tutti noi che stiamo andando in là con gli anni. Quando è che un calciatore riesce a continuare a essere sulla cresta dell'onda? Quando fa una vita da atleta al 100% e quando rimane con la presa attaccata alla corrente sempre, e non quando la stacchi come lui più di una volta ha fatto vedere di saper fare e ha fatto vedere di saper difficoltare nel reinserirla. Quindi tutte queste motivazioni a me fanno un attimino dubitare del suo approdo a Bologna. Mettici che per aver lui dobbiamo anche spingerci, uno, al tetto massimo di ingaggio, due, garantire praticamente che sia un titolare inamovibile, e soprattutto sul punto primo, il dissapore che potrebbe mettere magari nell'animo di qualche altro giocatore che dice: ma come, con me, società,
mi fai due culi così e una capanna per avere un rinnovo contrattuale anche solo di 500-600 mila euro in più e poi vai a dare magari un ingaggio massimo per non so 8 anni pagando magari il prossimo anno il cartino del giocatore anche 6-7-8 milioni e allora potrebbe rugare un po' il cazzo. Tant'è vero che lo stesso Thiago Motta, ok, nella conferenza avuta nel post partita contro la Pusteria, no, vinta 13-0 quella amichevole là in Valles, ha detto, parlando del giocatore, non mi pronuncio, certo è, bisogna capire se è un giocatore che sposa la mia filosofia e quella della squadra. Che personalmente, se qualcuno mi venisse a chiedere un qualcosa di cui sono contento che accada, non risponderei certamente con questi toni. Io devo essere tremendamente onesto. Poi io, magari le vie della vita sono infinite e non si può mai sapere. Io però, sinceramente, andrei a prendere ben altro tipo di profilo per tutta una serie di motivi che vi ho appena detto addotto. Andrei a prendere un profilo in ascesa e non in discesa o comunque da rilanciare, come appunto è Federico Bernardeschi. È un profilo che poi non è che abbia mai nella sua carriera, forse fatto salvo una stagione a Firenze, fatto vedere chissà quali sfracelli in campo. È un giocatore arioso, fumoso, non ha mai dato vedere di aver raggiunto una maturità calcistica. Quindi anche lì chiedersi che possa tornare quello di una volta, io vi chiedo a voi esattamente quale Federico Bernardeschi di una volta, quello che ha fatto vedere una stagione. Vorrei ricordare che anche Musa Barro ha fatto vedere 6 mesi di essere un attaccante della Madonna. Poi però ci ricordiamo e dobbiamo dare fiducia ai 3 anni e mezzo che abbiamo visto in questi ultimi tempi, anziché a quei 6 mesi. Allora io mi chiedo e vi chiedo, non è che Bernardeschi sia quell'altro tipo di calciatore e non quello che fece vedere in quella stagione a Firenze? Poi io, ragazzi, ognuno può pensarla come vuole, sicuramente è un nome che può scaldare la piazza così d'amblè, ma che se ci si stesse a riflettere un attimino in più, a me sinceramente potrebbe anche far rizzare i peli pubblici, ad essere onesto. Io, e ribadisco qua in fin di video, andrei più paradossalmente su un profilo sconosciuto come Keito Nakamura, che tra l'altro sta facendo vedere a 22 anni di essere in rampa di lancio la Lask Linz, che ha fatto fiotte di gol e di assist quest'anno, che è ancora un profilo prendibile, tra l'altro a 6-7 milioni di euro, ingaggio bassissimo sicuramente, ed è un profilo che se lo vai ad azzeccare il prossimo anno potrebbe già valerne 20-25 se non 30, e soprattutto ti richiama il merchandising asiatico nipponico, che non è male e noi nel Bologna lo sappiamo, avendo avuto appunto di recente il giocatore terzino, che adesso mi sfugge il nome, incredibile, però ci siamo capiti, quello che è andato, Tomiyasu, che è andato poi all'Arsenal. Comunque, ovviamente non solo lui, ho fatto dei nomi su chi andrei a prendere all'alta fascia esterno offensiva a sinistra, esterno offensiva di destra, se per cui se volete andarveli a ripescare basta che andiate in cronologia ultimi video e li faccio veramente totalmente nomi e cognomi, cifre di tutto a puntino. Bene, miei cari mentori, direi di aver detto quello che c'era da dire, fatemi pensare se manca qualcosa, eventualmente cagheremo un altro video, ok, laddove mi dovesse essere dimenticato. Miei cari mentori, attivate il campanaccio pastorali per rimanere sempre aggiornati con l'Usona Bike Calcio di nuovi video e fatemi sapere, box commenti a vostra disposizione, se voi siete contenti dell'eventuale approdo di Bernardeschi, ma però me lo dovete giustificare, se sì perché e se no perché. È la vostra... È il vostro momento, fatemi sapere. Noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiera da bar!